grande guerra è terminata da pochi anni e molte sono le novità nel mondo che ne sono conseguite. In Russia l'impero zarista è stato smantellato. Numerosi esponenti e membri della nobiltà russa fuggono verso la libertà, verso la salvezza, verso Parigi. Tremo, Tatiana, tremo. Sua Altezza Imperiale, la Granduchessa Tatiana Petrovna, nipote prediletta dello zar Nicola II, beccata a rubare due carciofi nella bottega di un ortolano. Ma Misha, ti pare che mi faccio beccare? Vi dire? Tatiana, guarda! Ricca famiglia cerca maggiorduomo e cameriera. Offresi l'autostipendio, appartamento... Di dove siete? Siamo russi, signora. Ah, russi. Un po' seccante. Seccante. I russi in quest'epoca a Parigi sono tutti conti, baroni o qualcosa del genere. Io. Mio marito Arpezia è banchiere. Il nostro nome è Popov, signora. Come eravate a servizio prima d'ora? Presso il principe Mikhail Aleksandrovich e sua moglie. Oh. Sua Altezza Imperiale, la Granduchessa Tatiana Petrovna. Grazie. E adesso datemi l'anello, quello con il grosso smeraldo. Subito, signora. Sto cercando, ma di grossi non ne vedo, c'è solo questo. Solo quello? Che cosa volevate, un posacenere? Carlo, sono assolutamente perfetti. Sono perfettamente d'accordo con te, lui è straordinario. Tatiana, ti rendi conto? Abbiamo lavorato. Lo so, è vero. Non capisco i lavoratori che ogni tanto si lamentano. Toccato di nuovo. Misha, sei gentile. Lascia che signorino Giorgio ti tocchi anche a lui. Fuori dai piedi voi. Compagno. Tovarish. Tovarish. Tovarish Michele. Che parola deliziosa. E che recita così. Rimpinzati di burro di caviale, sporco borghese, che la tua ora è venuta. Ti faremo fare la fine del maiale. Oh. Chiamo la cameriera, che è appunto quella donnetta russa di cui parlava mio marito. Come vi sentite, cara? Come state? Oh, la signora ha chiamato? Eh sì. Sì, sì. Volevo dirvi che... Vi prego, non fate, imperiale. E questa sarebbe la vostra donnetta russa al vostro servizio? Certo, sì. Tenete per la vostra acqua. Potete anche sputarci sopra, perché io nell'acqua ci ho sputato dentro. In sala il pranzo è servito.